Longevity NHS non ha bisogno di altri soldi, ma le liste d'attesa aumentano. NHS non vedrà tagli al proprio budget perché questo governo vuole portare delle riforme per migliorare il servizio, ma il segretario Gevid sostiene che ci saranno ancora problemi, le liste di attesa addirittura aumenteranno, causa ovviamente carenza di personale. Ma vediamo quali sono, ce ne parla nel prossimo servizio Giulia Carrara. Il Servizio Sanitario Nazionale ha bisogno di riforme piuttosto che di soldi, ha affermato il segretario alla Salute, pur ammettendo che le liste di attesa da record continueranno a salire. Sajid David ha affermato che il servizio sanitario dispone già delle risorse di cui ha bisogno e non richiede altri finanziamenti per prendersi cura dei pazienti in modo efficace. In un'intervista con il Times ha paragonato la NHS all'ormai defunta catena di noleggio video Blockbuster, sostenendo che deve essere radicalmente ristrutturato per continuare a fornire assistenza sanitaria gratuita. Javid ha fatto lo stesso confronto in un riunione di gabinetto martedì, dicendo come l'NHS non intenda mutarsi in un servizio in abbonamento. Javid ha anche chiesto che i piani del cancelliere per un taglio di un centesimo dell'imposta sul reddito del 2024 siano anticipati al prossimo anno. Le osservazioni del segretario alla salute sui finanziamenti per il servizio sanitario seguono un rapporto che mostra come il servizio sanitario nazionale ha perso quasi 25.000 posti letto in tutto il Regno Unito nell'ultimo decennio. Il Royal College of Emergency Medicine ha affermato che il calo ha portato un forte aumento dei tempi di attesa per pronto soccorso, ambulanze, operazioni e sta causando danni reali ai pazienti e una grave crisi per la sicurezza dei pazienti. Javid ha ammesso che le liste d'attesa del Servizio Sanitario Nazionale continueranno ad aumentare, ma ha insistito sul fatto che la riforma del servizio è una necessità perché il budget di NHS quest'anno ha superato il PIL della Grecia. Stimiamo che entro la fine di questo Parlamento rappresenterà oltre il 40% della spesa pubblica quotidiana. Javid non chiederà per il momento tagli al budget di NHS. Quello che può sicuramente fare è ridurre la crescita della spesa del sistema sanitario nazionale e fornire di più allo stesso tempo, ha concluso. Giulia Carrara per Italy Today UK.